Di Venezia, visti gli articoli 533 e 535 CPP, dichiara Turetta Filippo responsabile dei reati a lui ascritti, esclude le aggravanti dell'aver agito con crudeltà e dell'aver commesso nei confronti della vittima il reato di cui l'articolo 612 bis del codice penale, unificati dal vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena dell'ergastolo oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere. Visti gli articoli 29 e 32 del codice penale, dichiara l'imputato interdetto in perpetua dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale perpetua. Visto l'articolo 36 del codice penale, ordina la pubblicazione per estratto della sentenza di condanna a spese del condannato mediante affissione nel Comune di Venezia, nel Comune di Fossoi Vigonovo e nel Comune di Torreglia e tramite inserimento nel sito internet del Ministero della Giustizia. Visti gli articoli 538 e seguenti CPP, condanna l'imputato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore delle costituite parti civili, remettendo le parti davanti al giudice civile per la relativa liquidazione, e condanna il medesimo al pagamento in favore delle predette parti civili di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 500.000 in favore di Cecchettin Gino, 100.000 in favore di Cecchettina Elena, 100.000 in favore di Cecchettin Davide, 30.000 in favore di Gatto Carlo e 30.000 in favore di Cecchettina Alessia.